Buongiorno, siamo a Pistoia in via Carratica con due imprenditori fiorentini che sono venuti alla conquista di Pistoia. Buongiorno. Buongiorno. Come mai questa idea? Come mai Pistoia? Ma Pistoia è stata, diciamo, una scelta riflettuta per tanto tempo, perché abbiamo una nostra socia, una collaboratrice, tanti anni che lavora nel settore dell'ottica qui a Pistoia, e abbiamo deciso, trovando un bellissimo fondo, di fare questo investimento in questa bella città. Ecco, la socia si chiama Lara. La socia è la signora Lara, sì. Mentre invece lei fa l'architetto. Io faccio modestamente l'architetto d'interni, molto modestamente l'architetto d'interni, perché sono giovane, d'accordo? Il mio collega socio è un watch designer. Che è ancora più giovane. Un paio di anni più giovane di me, e abbiamo fatto, diciamo, messo insieme le energie, perché noi giovani da soli si può fare poco, ma invece insieme si può fare tanto. Ecco, illuminazione di interni. E qui abbiamo diversi esempi anche molto belli, però la gente è un periodo che questi oggetti li cerca anche su internet. Ha un senso nel 2015 puntare a un negozio di questo livello? Ma onestamente per me ha senso, perché l'e-commerce funziona molto bene per tutto il disposable, cioè tutto quello che poi la gente prende, compra e butta via. D'accordo, non per quello che poi deve rimanere, dove c'è bisogno di fare due chiacchiere, perché nell'illuminazione la progettazione è alla base. Quindi se io non chiacchiero con una persona che se ne intende, d'accordo, posso fare degli errori, mentre io un iPhone lo posso comprare tranquillamente su internet, perché tanto da Singapore a Pistoia via Arrate è uguale. Ecco, abbiamo l'ottica, abbiamo questa illuminazione di precisione, ma restando nella precisione abbiamo anche l'orologeria di livello. Beh, abbiamo una vasta gamma di orologi, che possiamo avere una personalizzazione diversa da un orologio all'altro. Uno di questi orologi è quello che c'ha al polso. Sì, un Katana GS88 originale di nostra produzione, con un movimento al quarzo, con movimenti molto semplici e precisi. Ecco, e anche lì è un argomento un po' delicato, perché si sente parlare di orologi bellissimi che poi arrivano dalla Cina, imitazioni eccetera. C'è ancora un mercato per una orologeria di livello invece? Certamente, con queste personalizzazioni che abbiamo noi, cerchiamo di rendere gli orologi più unici possibili, in modo da poterli distinguere dalle altre cinesate, diciamo, che troviamo al giro, e solo in questo modo che si può emergere in questo campo. Ecco, in questi mesi di attività l'approccio con i pistoiesi com'è stato? L'approccio, per quanto mi riguarda, l'approccio pistoiesi è stato meraviglioso, perché, diciamo, il pubblico di Pistoia ha preso con curiosità, d'accordo, questo ambiente, e è entrata anche soltanto per farsi un'idea, quello che in definitiva era il nostro obiettivo iniziale di partenza, cioè creare un ambiente dove ci sia la parte, diciamo, dell'ottica, che è la parte del bisogno, e della parte del design, che è la parte della curiosità, quindi trovare più prodotti, d'accordo, di un certo livello all'interno di un unico punto vendita. Ecco perché avete questa vetrina bella, ma comunque, diciamo, limitata rispetto al negozio sulla strada, e poi si entra in un ambiente che ha quattro livelli addirittura. Si passa anche da uno spazio bar, e quindi noi siamo ai due livelli superiori, il reparto illuminazione, lì se non sbaglio c'è l'orologeria forse, e poi ci sono due livelli sotto, l'ottica e altro. Ottica è un settore luxury, d'accordo, dove si tratta di occhiali di un certo livello e poi di tutto quello che riguarda gioielleria, orologeria, di cui si occupano lui e Mario. Che tra l'altro sono i tre accessori più
sono quelli gli accessori di lusso. Orologi, occhiali e diamanti, sì, e gioielli, diciamo. Sì. Principalmente sono questi. Effettivamente è proprio quello il discorso più interessante, che sul mercato dei brand e delle firme l'occhiale è una delle poche cose, forse l'unica cosa di un brand importante che le persone normali, perché noi ci si rivolge a un pubblico normale, d'accordo, si possano permettere, perché mi sembra stupido dire se tu entri da Prada, se tu entri da Gucci, la roba che tu ti puoi permettere è molto limitata, l'occhiale invece è molto più appetibile, molto più appetibile insomma per l'acquisto. Ecco, per promuovere un'attività di questo genere multi-brand, avete creato comunque un marchio unico, fate una promozione? No, abbiamo creato un marchio unico, abbiamo proprio creato questo negozio che si chiama Pistoia Design Optical, in omaggio alla città di Pistoia, e dove la parola design prende, diciamo, un significato molto più ampio rispetto all'arredamento, perché di solito uno quando parla di design parla di arredo, invece non è vero. Quando uno parla di design parla di un mondo di cultura, un mondo di conoscenza, un mondo di bello e di gusto. E quindi c'entrano tante cose, dai vasi al complemento d'arredo, all'illuminazione, al watch design, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questi mesi siete riusciti a fare soltanto business o siete usciti anche dalla porta e avete scoperto Pistoia, la sua enogastronomia, qualche scorcio, qualche monumento? No, ma noi di sicuro, perché noi appena usciamo abbiamo un'ora e mezzo di pausa il giorno, ci andiamo a fare un giro, siamo diventati amicissimi di questi commercianti della zona Carrapia, specie della norcineria che ha dei prodotti di enogastronomia che veramente sono fuori di testa. E poi scoprendo la sera una Pistoia by night che per noi giovani è valida, molto dinamica. Quindi è una città che a me mi ha colpito tanto. Perché io vengo da Firenze, dove è un po' inflazionato questo discorso di divertimento, e la Firenze by night insomma è un po' inflazionato. Invece in Pistoia io vedo nicchia, sì, una certa intimità curato, che a noi ci garba anche. Benissimo, abbiamo appreso qualcosa della vostra attività, però anche l'impressione che può fare Pistoia a dei fiorentini che uno si aspetta che hanno visto di tutto. Quello è vero, anche se a me i fiorentini, onestamente, visto che ci ho fatto attività di impresa per il mio babbo per 20 anni, 30 anni, io per 7-8 anni, non mi è che abbiano gratificato poi chissà quanto, d'accordo? Il fiorentino è un tipo un po' particolare, d'accordo? Mentre il pistoiese è una persona che ti ascolta un pochino di più. Benissimo, io vi saluto, ci vediamo o in via Carratica o magari sulla sala o in piazza del Duomo. Ciao e a presto.